Il campionato italiano scacchistico Under 16 che si svolge in questa località balneare, una delle più belle località della regione Calabria, ha avuto una larga, grande partecipazione. Hanno partecipato iscritti oltre 900, 920, 21 ragazzi provenienti da ogni parte d'Italia. E si sono presentati in 907 complessivamente. E si svolge con grande entusiasmo da parte dei ragazzi. Un'occasione per il decollo di questa attività che non soltanto ha funzione agonistica, ma è un'attività che ha una grande influenza sul piano formativo. È un'occasione per il decollo perché effettivamente il gioco degli scacchi nel secolo XVIII, XIX è andato in disuso e non abbiamo avuto una borghesia che abbia saputo accoglierlo e diffonderlo, cosa che è successa invece in altri stati europei. Ora con la sollecitazione da parte del Parlamento europeo, speriamo che quelli che sono ancora sordi, insensibili, mi riferisco ai capi della scuola, alle scuole, si sveglino e col potere della loro autonomia integrino la disciplina scacchistica nel curriculum scolastico, perché con questa possono raggiungere obiettivi incredibili. È opinione condivisa, largamente condivisa, secondo la quale il gioco degli scacchi e la diffusione del gioco degli scacchi è un indicatore sicuro della vitalità di una scuola e della ricchezza spirituale di un popolo. Inoltre è strumento di progresso tecnologico e scientifico, in quanto il gioco degli scacchi svolge la funzione, cioè sviluppa l'intelligenza creativa che è uno strumento di progresso tecnologico e scientifico. Ci auguriamo, ecco, che questi eventi si svolgano ancora altre volte in Calabria e che possa veramente decollare fortemente questo gioco, questa disciplina, provocando le influenze, producendo le influenze positive che noi ci aspettiamo.